Salir do Porto, siamo un'ora sopra Lisbona, poco sotto Nazaré. Nazaré è la località famosa per l'onda più alta del mondo. C'è un periodo dell'anno dove ci sono delle correnti sottomarine, un canalone grosso che permette, che è il paradiso dei surfer. Allora, qui c'è una conca. Siamo a Salir do Porto e poi qua inizia la duna che è metà verso l'oceano e metà verso il fiume. Qui si incrociano l'oceano e il fiume. Là si vedono le onde dell'oceano, le onde più grosse. Questa parte della duna è verdissima, non ho mai visto una duna così verde. È la duna più alta del Portogallo, 50 metri. Considerando che la duna più alta d'Europa è Pilat sotto Bordeaux in Francia, 120 metri. E poi ci sono le dune di Piscinas e Porto Pino in Sardegna che sono 100 metri. Piscinas sicuramente 100 metri. E lì c'è la parte, qua stiamo parlando della parte interna della duna, quella sul fiume. Dopo proviamo ad andare a vedere la parte esterna. C'è la parte dove ci si può rotolare da 50 metri fino ad arrivare al fiume. Faccio due passi. Ecco, vediamo dopo. Dicevamo, siamo saliti al Miradoro per vedere la duna dal retro. La stiamo vedendo, lì la conca di Salir do Porto. Comunque molto verde qua, purtroppo è un po' cementificato come panorama. E purtroppo siamo sopra Lisbona, dato che il Portogallo si divide in due fasce climatiche principali. Sopra Lisbona e sotto Lisbona. Sopra Lisbona è più umido, più piovoso, più freddo, mentre da Lisbona in giù un po' meno umido, un po' meno piovoso per arrivare in Algarve dove ci sono zone con tante ore di sole.